Tutti zitti adesso! Non voglio sentire una mosca! Sto concentrando le mie energie per riuscire a individuare il cucciolo d'uomo. Quello che devo fare è accordare tutti i miei sensi, proprio come se fossero degli strumenti musicali, capite? Tesoro! Non è il momento, ciambellina! Sento di essere vicino alla soluzione. Sì, esatto, sento che si sta muovendo qualcosa. Tu sì che hai intuito, caro. Sono attaccato dalle sabbie mobili! Truppa, allineatevi per la formazione di recupero! Molto bene, truppa. Ora agganciatevi alla mia coda e tirate tutti insieme. Dovete farmi uscire, bravi. Continuate a tirare. Coraggio, ragazzi. Dovete mettercela tutta. Forza, forza. Ce l'avete fatta. Ottimo lavoro, truppa. Per l'ennesima volta ho rischiato di morire. Certo, non come quando conobbi la mia amata consorte. Sarebbe... Winifred, già! Quando la incontrai per la prima volta, lei si trovava in una situazione estremamente porcolosa. Pericolosa. Ma io riuscii comunque a salvarla dal... Aspetta un momento. Mi dispiace, caro, ma io ricordo che le cose andarono un po' diversamente. Fare nipotina! Vedrai che il temporale smetterà molto presto! Povera nipotina, non ce la farà mai da sola nella giungla. Ecco, guarda che confusione. E loro, ti fai questo, ti fai quello. Non capisco perché tocca sempre a me. Pulisco in continuazione la giungla e non sono nemmeno stato io a sporcare. E questo no, non è giusto. Ascoltami bene, qualunque cosa tu sia, stai sgocciolando fango dove ho già pulito. Scusa, ma che cosa pensi? Che mi diverta sporcare? Beh, ora non ti scaldare, amico. Non so da chi ti stai nascondendo, ma in questa parte della giungla non vogliamo avere a che fare con dei criminali. Quindi ti consiglio di andartene immediatamente e di non tornare mai più, altrimenti io... Cosa? Mi costringerai con la forza? Chi? Io? Ok, se proprio insisti, amico. Però poi non dire che non ti avevo avvisato. Cioè, ancora non ti avevo avvisato, ma non fa niente. Stai pronto? Sto arrivando! Allora è così che la metti. Beh, sai che ti dico, faremo un duello all'ultimo sangue. Stai in guardia, amico! Credo di avermi fatto veramente paura. Ragazzi, era un essere davvero enorme, no? Anzi, era gigantesco e aveva due occhi grandi come due noci di cocco, la pelle pungente come quella di un porco spino. Gli usciva il fuoco dalla bocca e il fumo dalle orecchie, ma io l'ho conciato per le feste. Ma guarda le frottole che sta raccontando. Da queste parti di solito ce li mangiamo quelli che ci spiano, lo sai? Si può sapere, no? Ah!